Il domatore di aquiloni, l'officina manageriale per gestire l'impresa, un podcast di Parole di Management. Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata del Domatore di Aquiloni. Il nostro viaggio tra i grandi temi manageriali che si sviluppa grazie al racconto di accademici, imprenditori e manager, oggi ci porta a parlare di tecnologia e del suo impatto sull'umanità. Parliamo di un nuovo umanesimo legato all'avvento delle tante novità tecnologiche, ma pure di come siamo diventati attori spettatori della rivoluzione digitale. L'ospite della puntata di oggi è Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo Vetria e autore del libro Il Grande Salto, l'uomo, il digitale e la più importante evoluzione della nostra storia. Grazie per essere qui con noi, ingegnere, e benvenuto al Domatore di Aquiloni. Grazie a voi. Allora, la presentazione che ho fatto devo dire che è molto riduttiva perché Luca Tomassini è anche Cavaliere del Lavoro, grande ufficiale all'Ordine e al Merito della Repubblica Italiana e inoltre è una delle figure più importanti in ambito innovazione del nostro paese. Insomma, credo che sia la persona giusta proprio per parlare di rivoluzione digitale. Allora lo facciamo subito partendo ovviamente dal suo ultimo libro e le chiedo che cos'è questo grande salto che dobbiamo fare e che invita a fare con il suo libro? Ma dunque, il grande salto è un tentativo, diciamo, di rappresentazione di questo momento particolare, sì, caratterizzato dalla pandemia, da questa terribile pandemia che sta in qualche modo influenzando tantissimo anche l'ambito tecnologico e digitale, ma è un salto veramente quantico su quello che sta accadendo nel mondo del digitale. Noi un tempo questo salto lo sognavamo un futuro lontano. Ora in questo futuro in qualche modo ci viviamo e ogni giorno vediamo come il domani sia già qui e come ogni mattina ci porti sempre un passo più in là, non più semplicemente diciamo verso il domani, ma verso l'oggi, perché quello che è successo negli ultimi 50 anni ha dell'incredibile. Siamo agli albori di un nuovo mondo, la nuova tecnologia digitale e più in generale la tecnologia della rete internet e tutto quello che è connesso alla rete internet oggi ha dell'incredibile e nulla sarà più come prima. Il grande salto è una sorta di percorso di perché intanto è stato fatto tutto questo, a che cosa servirà in futuro questo nuovo modello supportato dalle tecnologie digitali. Tecnologie digitali che andranno ad impattare su tutta la nostra società. Lo fanno già, ma lo faranno ancora di più, per esempio su tutto quello che è il mondo del benessere, della scuola, del green, dell'industria. Quindi è un tentativo di percorso verso il futuro che si pone anche, diciamo, tanti interrogativi, perché come vedete ogni giorno il digitale ci aiuta tantissimo a vivere meglio, ma inevitabilmente, essendo una delle rivoluzioni che come sempre portano cose buone e cose meno buone, introduce nella nostra società degli interrogativi importanti legati al mondo della privacy, al trattamento dei dati e quant'altro. Ecco, Gianni Riotta nella prefazione del suo libro scrive che l'opera è il manifesto di una chiamata alle armi di cultura e impresa, una leva che dovrebbe smuovere politica, media, società civile, scuola. Innanzitutto mi colpisce che lei abbia parlato di salto, grande salto e non grande cammino, quindi è quasi un invito a superare certi ostacoli che riguardano anche politica, media, società civile e scuola? Beh, sì, noi
Io immagino, ho sempre immaginato il futuro come il percorrere una strada. Adesso siamo arrivati ad un certo punto e questa strada si interrompe. Dobbiamo fare un salto per raggiungere l'altro punto della strada. Ecco, il salto che auspico è un salto legato alla consapevolezza dell'importanza del mondo digitale, perché la strada del futuro va immaginata nello spazio, non lo spazio inteso come galassia, ma quello spazio che ancora divide le persone, che separa tanti, troppi esseri umani dal benessere e quindi dal vivere meglio in questo nostro paese, diciamo, in questa nostra terra più che in questo nostro paese. E le rivoluzioni, i salti in avanti, i cambi di paradigma non sono cose da macchine, quindi dobbiamo mettere insieme gli strumenti digitali, le reti di telecomunicazioni e quant'altro insieme all'umano, perché le rivoluzioni sono cose da essere pensanti sostanzialmente. Dico sempre che la macchina di per sé è conservatrice e l'umanità è progressista. Quello che dice Gianni Riotta nella prefazione lo trovo sicuramente interessante. E dico pure che dovrebbe stimolare la consapevolezza nei confronti della politica, nei confronti della società, dell'importanza del digitale e di tutti gli strumenti che sono stati messi a disposizione e che verranno messi a disposizione. Guardate in questo momento che tipo di contributo sta fornendo il digitale alla nostra società. Si continua comunque a fare formazione, si continua comunque ad andare a scuola, si continua comunque a a sviluppare l'economia, certo con le difficoltà, ma immaginate se non ci fosse stato internet, se non ci fosse stata tutta l'ecosistema digitale, che cosa potrebbe essere successo. Beh, il grande salto però non si può fare da soli, anche questa situazione che stiamo vivendo con l'ausilio certamente fondamentale del digitale sta dimostrando che ci sono delle velocità diverse. Servono le tecnologie, ma serve anche una nuova consapevolezza, come diceva, anche delle nuove conoscenze. Secondo lei, per le persone, ma soprattutto le aziende, sono in grado di compiere questo grande salto, un salto che, dice nel libro, produrrà rotture, sperimentazioni sul piano economico e industriale? Allora, diciamo cambiamenti veloci supportati dalle tecnologie richiedono un po' di tempo. Richiedono un po' di tempo perché faccio sempre riferimento alle generazioni, e cioè la nostra generazione, considero la generazione dei nati prima del 1985, cioè persone che hanno conosciuto la vita prima e dopo internet, quindi hanno vissuto proprio questo tipo di cambiamento. Ecco, queste persone in qualche modo il salto riusciranno a farlo in modo più veloce rispetto alle altre. Poi quelli nati dopo l'85 sono già di fatto dall'altra parte della strada e quindi riescono a capirlo bene questo enorme cambiamento. Certamente dobbiamo rispettare tutte diciamo, le capacità di assorbimento di questo cambiamento e quindi credo che sia fondamentale fare opera
di diffusione positiva di quelli che sono i vantaggi delle tecnologie legate alla rete, di qualsiasi tipo di tecnologia legata alla rete, anche se esistono chiaramente dei movimenti, dei sistemi e delle opinioni contrarie a questo tipo di utilizzo della rete, dell'informazione, dei dati. Io sono sufficientemente ottimista, direi, sono molto ottimista su questo fronte. Ecco, nel libro lei offre una bussola per orientarsi con fiducia in un mondo sempre più interconnesso, per affrontare appunto con maggiore consapevolezza le prove che impone il nostro tempo. Siamo nell'era delle incertezze, parliamo di 5G, collaborazione uomo-macchina, cloud, IoT, giusto per citare qualche tecnologia, tutto è in rapido e continuo movimento. Anche però chi è nato nell'epoca digitale, come raccontava prima, io credo che stia scoprendo che il tema della formazione è davvero molto complesso, cioè abbiamo grandi difficoltà ad apprendere per governare la tecnologia che sembra essere ormai molto più veloce dell'uomo, se mai avessimo avuto qualche dubbio. Come possiamo non farci schiacciare da tutto questo? Allora, questa domanda richiama subito un tema importante che è quello dell'intelligenza artificiale, perché vedete, lo sviluppo tecnologico della rete sostanzialmente si impernia su tre cardini principali, e cioè sul mondo di internet, sul mondo degli algoritmi e sul mondo delle infrastrutture di telecomunicazioni, che in questo caso queste ultime riguardano il 5G e quindi la mobilità, e riguardano il mondo delle fibre ottiche. Ma i mondi sono sostanzialmente questi tre. All'interno del secondo mondo, e cioè quello degli algoritmi, c'è uno sviluppo, un cambiamento radicale apportato dall'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che non è più considerata come il futuro, perché è già qui con noi, accanto alle nostre vite, dentro le nostre case. La utilizziamo praticamente anche spesso inconsapevolmente tutti i giorni. Siamo già in un mondo di robot. E l'esperienza non sarà più una prerogativa assoluta dell'essere umano, ma il perché delle cose resterà sempre del nostro dominio. Ecco, questa è una cosa importantissima. Noi siamo umani e le macchine sono macchine. C'è una presa, questa presa si stacca e il mondo tecnologico si ferma. Quindi, magari leggendo il mio libro, ma non solo l'ultimo, anche il penultimo, molti mi hanno detto, dice, beh, però è un po' una visione assolutamente ottimistica, ma ci fa pensare molto nel vivere in un futuro, in un pianeta post-apocalittico, diciamo. Ma in realtà non è così, perché in una terra globale percorsa da uomini e donne dotati di capacità, intelligenze molto più potenti di quelle che sfruttano le macchine, noi riusciremo sempre assolutamente a governare questo nuovo mondo. Quindi viva la tecnologia a servizio dell'umanità. Ecco, perché c'è un po' di paura rispetto al digitale. Fino a ieri si diceva che i robot ci avrebbero portato via il lavoro, poi in realtà i software l'hanno già iniziato a fare da tempo, non si citano mai, si pensa sempre al robot in carne e ossa, insomma, che replica un po' la struttura dell'essere umano, ma anche in tante altre situazioni i robot, i software hanno fatto la loro parte. Però oltre a questo il problema è che rispetto a quello che raccontava, oggi non possiamo più staccare davvero la
spina, perché siamo molto connessi con la tecnologia, quindi c'è un legame fortissimo. Come possiamo gestire una paura che non ci consente neanche di essere più i veri protagonisti, ma forse per evitare di su come non subire la tecnologia e continuare a dominarla? Ma per dominare la tecnologia è facile. Basta considerare sempre che la tecnologia è uno strumento al nostro servizio. Capisco, comprendo le paure di ogni giorno che vengono espresse dalle persone, perché magari si ritrovano delle cose fatte, pronte, predette, magari delle scelte che fino a qualche anno fa riuscivano a sceglierle in maniera autonoma, e oggi ci sono le macchine che dicono: ma guarda, forse potrebbe interessarti anche questo, questo e questo. Non sto parlando solo della scelta dei film in un sistema di video on demand, ma anche nell'acquisto di cibo, piuttosto che nell'acquisto di un libro o di un bene. Quindi la prima domanda che ci poniamo: ma come fa questa macchina a dire forse potrebbe servirti questa cosa, forse potrebbe piacerti questa cosa? Beh, questo è il momento in cui uno deve in qualche modo riflettere subito e dire: ma probabilmente ha tanti dati miei, quindi mi conosce, anche se non conosce il mio nome e cognome, però sa che quell'identificativo digitale usa acquistare quel tipo di libro piuttosto che quel tipo di cibo o altro. Non dobbiamo assolutamente avere paura. Oggi noi siamo macchine connesse, di fatto siamo umani ma siamo macchine connesse, quindi ogni giorno vediamo, navighiamo i social media, ogni giorno lasciamo tracce, siamo come dico sempre generatori di dati, e quelli che vengono definiti big data sono di fatto le tracce del nostro vivere. Noi in questo momento, lei mi sta facendo un'intervista, sta da un'altra parte del paese, e stiamo generando dei dati. E questi dati magari potrebbero essere valorizzati. In che modo? Se in questa intervista noi utilizziamo in questo momento dei sistemi che vanno su internet, un sistema di data mining va dentro a vedere quello che ci diciamo, non in termini di intercettazione, ma stiamo parlando di tecnologia, abbiamo citato il 5G, abbiamo citato l'intelligenza artificiale. Ecco, un sistema di data mining potrebbe andare a vedere: dimmi quante volte è stato detto 5G piuttosto che quante volte è stato detto intelligenza artificiale. Prende questi dati. Quindi io e lei stiamo parlando di queste cose. Molto probabilmente questi dati, se vengono venduti ad esempio su un modello di digital advertising, noi domani mattina ci ritroveremo la pubblicità 5G e la pubblicità, non so, di un robot umanoide che tratta di intelligenza artificiale. E questi sono un po' tutti i modelli di business su cui si basano delle applicazioni di messaging tipo WhatsApp, no? WhatsApp non ha un modello di business classico di advertising. Noi non troviamo la pubblicità su WhatsApp, non troviamo nemmeno un sistema di pagamento, cioè noi non paghiamo WhatsApp per essere utilizzato, è tutto completamente gratuito. Ecco, anche lì il modello, diciamo, è sempre quello. Certo, questo tipo di situazione un po' ci mette paura, ma questa è la società di questo millennio. Allora io
spesso mi faccio la domanda che cosa succederà fra 100 anni. Peccato che non ci sarò a vederla, ecco, questa è una cosa che mi dispiace molto, devo dire. Beh, io colgo anche il suo invito a rimanere umani, quindi a non delegare tutto alle macchine, soprattutto a non spegnere il cervello. Quindi se dovessi ricevere delle pubblicità di 5G e intelligenza artificiale, io nella mia attività ne sarei assolutamente interessato per approfondire, quindi se non spegniamo il cervello possono tornare utili. Ma a proposito di umanità, vorrei approfondire il tema del benessere, una questione che so che le sta molto a cuore, e dice il benessere può essere creato anche grazie al digitale. In che modo si crea benessere con il digitale? Beh, guardi, il classico esempio è il nostro gruppo. Noi abbiamo creato benessere anche grazie al digitale. Noi siamo un gruppo che opera in ambito nazionale e internazionale, e proprio grazie allo sviluppo di piattaforme, di software, facciamo un sacco di belle cose, abbiamo creato un ecosistema che di fatto genera benessere. Parlarle di queste cose in questo periodo mi imbarazza un po', per il semplice fatto che nel nostro corporate campus in questo momento siamo non più di 15 persone, perché tutto il resto dell'azienda, abbiamo circa 200 persone che stanno in smart working, però diciamo nella situazione normale abbiamo creato un modello di welfare premiato più volte peraltro dal Great Place to Work Institute, che crea benessere per tutti i nostri ragazzi, quindi facilita il lavoro, facilita la vita sociale, facilita non so, l'accompagnamento dei figli, dei bambini, un sacco di belle cose. Ecco, attraverso il digitale è possibile creare benessere, ma non solo questo. Lei immagini che con l'introduzione a regime della cosiddetta industria 4.0 noi potremmo andare a pagare i beni di prima necessità, che comunque vengono in qualche modo prodotti, molto 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 meno. Perché? Perché l'ottimizzazione che verrà fatta nelle catene produttive sarà sicuramente importante grazie al digitale, e questo è un vantaggio per i cittadini, un vantaggio veramente per l'umanità. Ecco, sarà necessario aspettare qualche tempo, ma io sono fiducioso che questo tipo di modello andrà in campo con dei vantaggi importanti. Bene, ovviamente noi seguiremo tutti gli sviluppi della rivoluzione digitale, dell'industria 4.0, e quindi certamente torneremo a riascoltare la sua interessantissima testimonianza. Io, ingegnere, la ringrazio per essere stato con noi, e ringrazio ovviamente anche tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, e do appuntamento alla prossima puntata del Domatore di Aquiloni. Grazie a tutti e arrivederci anche, ingegnere. Grazie a voi.